Beh, a tutti ragazzi e benvenuti al nuovo episodio della nostra carriera giocatore e vi do una brutta notizia. Vi avevo chiesto nello scorso episodio di scegliere se rimanere al Palermo oppure andare in prestito alla Cittadella. Io ho fatto una piccola riflessione anche tra me. Ho pensato alle due gare fatte con la Juve Stabia che poi sono andate perse a causa del salvataggio perso. E avevo visto che in quelle due gare comunque i giocatori facevano altamente schifo. E penso che anche al Cittadella non è che cambi molto, eh. E quindi la squadra. Ah, ok, pensavo fosse Lukaku, scusate. E quindi ho pensato, perché andare via in prestito adesso, se poi andiamo là per o giocare male o non giocare, perché comunque abbiamo visto che non ci facevano giocare sempre. Oppure addirittura andar là per non raggiungere gli obiettivi. Dato che mi ricordo che nella prima parte di stagione avevamo fatto molto bene col Palermo. Comunque avevamo fatto 10 gol se non sbaglio in campionato e stavamo per raggiungere l'obiettivo. Io ho detto, allora, mi piace un sacco, poi la mia squadra è il cuore, continuo col Palermo, faccio almeno la prima parte di stagione. Se poi vediamo a gennaio, tanto abbiamo visto che comunque in pochi episodi si raggiunge subito, diciamo, la prima parte di campionato. Cioè gennaio si raggiunge in pochi episodi, magari faccio anche appena più veloci. Quindi ho detto, rimango al Palermo, faccio almeno la prima parte di stagione e poi decideremo come comportarci. Quindi spero che siete d'accordo con me. So che molti volevano che io andassi in prestito al Cittadella, ma vi prego di ascoltare e rispettare il mio desiderio. Quindi facciamo la prima parte col Palermo e poi vedremo come andrà. Quindi adesso andiamo a giocare la nostra prima partita contro il San Gallo. È un'amichevole, ma speriamo di far davvero bene. Partita amichevole a Renzo Barbera oggi. La prima partita per Kundispe, il nuovo acquisto cresciuto nel vivaio del Palermo. Andiamo subito con questa prima sfida della nostra nuova carriera giocatore, inquadrato Franco Vasquez. Possiamo cominciare. Kundispa subito recupera palla. Se ne va. Kundispa. Serve il suo compagno. No, ma dai. Lancio per Kundispa. Con una magia mette giù. Di petto. Kundispa si accentra. Carica il destro. Parata di Lopar. Finisce il primo tempo. 0-0. Le, diciamo, uniche occasioni che abbiamo avuto sono capitate ai nostri piedi, ma non siamo riusciti a sfruttarle bene. Però ottimo inizio secondo me. Speriamo di far meglio nella ripresa, magari di trovare anche un gol. Si va a vedere Kundispa in mezzo all'aria. La palla per lui. Rovesciata. Finisce qua la nostra prima partita in maglia rosanero. Data bene anche se non siamo riusciti a segnare, ma abbiamo visto che riusciamo a muoverci meglio in attacco. E non so, sarà il motivo che abbiamo aggiornato le rose all'inizio della nuova carriera. Sembra che i giocatori siano un po' più svegli di quando erano con Gattuso. Quindi speriamo di far meglio nella prossima partita. Comunque buon esordio a mio parere. La prima partita abbiamo detto che è andata secondo me abbastanza bene. Aspettiamo di giocare la seconda partita. Quindi vado avanti finché non arriva il nostro momento. Giochiamo la terza partita, quindi su tre partite già due le giocheremo. E giochiamo in attacco con Vasquez e Caceres contro il Jiu Garden. Ottimo. Allora, quindi tempo sereno. Vamos per questa altra partita, sempre Renzo Barbera. Dai, Renzo Barbera di Palermo per questa partita ancora amichevole. Rivediamo in campo il nostro pupillo, cioè me stesso, cioè il vostro pupillo, cioè io. Sì, il vostro pupillo. Quindi Palermo Jiu Garden. Speriamo di far bene, speriamo di far meglio che nella prima partita. 3-4-1-2. Vamos. Kundispa lanza Morganella. Morganella ancora dietro per Kundispa, che può andare velocissimo. Kundispa, cross in mezzo. Caceres non ci arriva. Poi Barreto al volo, deviazione. Poi la palla dentro. C'è il vantaggio. La rete di Lazzarra. Akraft, Lazzarra. 1-0 Palermo. Azione partita dal nostro cross. Poi un paio di rimpalli. Alla fine la mette dentro Lazzarra. Fortunatissimo. 1-0 Palermo. Kundispa lancia il suo compagno. Vai, vai, corri, corri che sei più veloce di tutti. Porca puttana. Calcio d'angolo. Finisce il primo tempo 1-0 grazie alla rete di Lazzarra. Sulla nostra invenzione, sul nostro cross. Poi
paio di rimpalli, avete visto, una, quindi poi il gol del vantaggio. Andiamo alla ripresa, speriamo di segnare il nostro primo gol in maglia rosanero. Kundispa lancia Lafferty, Lafferty. Per Kundispa, sono solo, dammela, ma dai, cross in mezzo, ma andate a fanculo. Il tiro, c'è il gol, Barreto su punizione. Che gol, incredibile, grandissima punizione del capitano. La palla per Kundispa, palla arretrata. Kundispa, Kundispa, col destro. Porca troia. Finisce la partita 2-1 e grazie alle reti di Lazzaro e Barreto non riusciamo ancora a fare il nostro primo gol. Andiamo alla terza partita perché voglio farla, perché voglio realizzare il nostro primo gol in maglia rosanera. Allora, avanziamo il nostro calendario fin quando non arriviamo a una partita nostra, cioè una partita dove siamo convocati. Ma prima voglio andare a vedere gli obiettivi che abbiamo da realizzare in questa carriera. Allora, gli obiettivi sono i seguenti: avere una valutazione 6.1, fare almeno 6 gol, 5 assist, quindi una cosa secondo me abbastanza facile da realizzare in un'intera stagione, quindi proviamoci e riusciamoci soprattutto. Giochiamo titolari contro il Pescara in attacco con Paolo Dybala, COC giocherà Di Gennaro. Andiamo subito a giocare perché sarà una partita interessante e importante perché anche per noi. Giochiamo maglia in casa, ok, con questa. Non piove, quindi tempo sereno, a me va benissimo. Iniziamo questo match, speriamo di segnare il nostro primo gol. Pescara-Palermo per la prima partita di campionato di questa Serie B, B-Win. No, Serie B Eurobet quest'anno, scusate. Giochiamo contro il Pescara in trasferta e speriamo di far davvero bene per segnare il nostro primo gol stagionale. Dybala, Kundispa si fa vedere, mezzo di testa, palo, respinta. Sì! Primo gol per noi. Finalmente il primo gol con la maglia rosanero. Speravo, pensavo non arrivasse più. Invece di testa prima, poi sulla respinta ci approfittiamo di questa disattenzione della difesa del Pescara per segnare il nostro primo gol in maglia rosanero. Finisce il primo tempo 1-0 grazie al nostro gol. Felicissimi per aver segnato al 45esimo il gol del vantaggio. Va bene, andiamo alla ripresa, speriamo di far ancora meglio. Beh, speriamo di provare anche a raddoppiare per portarci a casa questi tre punti. Palla per Kundispa, che prova a puntare la porta. Se ne va Kundispa, la palla sul destro, viene anticipato proprio alla fine. Kundispa recupera, rientra. Kundispa, palla sul sinistro, deviazione. La palla larga per Kundispa, defilato, si accentra. Ma perché ti... Di Gennaro, Hernandez! 3-0! No, 2-0! 2-0, festeggiamo insieme ad Abel, lo buttiamo per terra. No, non riusciamo. Comunque, 2-0 grazie alla rete di Abel Hernandez. Di testa, un'incornata da vero attaccante. Finisce qua, 2-0 grazie alla nostra rete, a quella di Abel Hernandez. Quindi, primo gol in maglia rosanero. Andata bene questo episodio, sono felice. Allora, chiudiamo l'episodio con tre partite, quindi spero che vi faccia piacere. Valutazione di 6.6 con un gol, quindi piuttosto bene secondo me. E adesso parliamo un attimo prima di chiudere l'episodio. Spero vivamente che voi siate felici della mia scelta, perché vabbè, adesso vedete il mercato, io continuo a premere X mentre parlo. Siete felici della mia scelta perché io penso che la scelta di rimanere a Palermo è una scelta sia di cuore, ma anche di fare una carriera un po' alternativa, invece di cercare di andare in giro destra e sinistra, poi vedremo, potrebbe anche farlo, ma fare una carriera tipo stile Totti, stile di un giocatore che non va mai via, cioè diventare la bandiera del Palermo, anche se sappiamo che ci vogliono un paio di anni, però possiamo decidere di farlo con calma, comunque attraverso i nostri episodi, facendo tre partite ad episodio. E avete visto comunque che giochiamo abbastanza spesso, non giochiamo così raramente. Quindi ragazzi, io adesso speriamo di finire il mercato, speriamo che si muovano, continuo a premere X in continuazione. Comunque, il video è finito, spero davvero che siate felici della mia scelta. E lo so che qualcuno si inizierà a lamentare, era meglio se andavi al Cittadella.
Forse sì, però forse anche no, perché se facciamo come facevamo con la Juve Stabia, facciamo schifo. Quindi preferisco rimanere qua, aver già fatto un gol nella prima parte ufficiale, 6.60 di valutazione e 25% di tiri in porta. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, condividete il video, aggiungete le preferiti, rispondete alle domande, non dimenticatelo mai, e ci vediamo al prossimo video. Bella!